celebriamo il primo riconoscimento UNESCO della nostra regione. Come sapete, la Calabria non ha beni riconosciuti dall'UNESCO. Per la precisione... Il Duomo di Cosenza, patrimonio dell'UNESCO, testimoni di cultura e di pace. Con una cerimonia ufficiale che verrà tenuta in cattedrale sabato 5 maggio 2012, la chiesa matrice della città di Bruzzi sarà il primo monumento della Calabria ad ottenere questo alto riconoscimento. È un specifico riconoscimento che l'UNESCO attribuisce a una serie di monumenti a livello mondiale anche in Italia che rappresentano testimonianze di cultura di pace che l'UNESCO porta dalla sua fondazione avanti. E per la Calabria è la prima volta. Si è scelta una testimonianza di importanza straordinaria dal punto di vista storico-artistico, ma anche per quello che ha caratterizzato la sua vita anche culturale, sociale e religiosa. L'iter, partito dal basso, da una raccolta di firme dei cittadini avviata nel 2006, è oggi in realtà. L'evento è patrocinato dalla Regione Calabria, dal Comune di Cosenza e dalla Provincia di Cosenza. È un grande onore, un grande piacere e il merito è del Club UNESCO di Cosenza, ma anche dell'Arcidiocesi e di tutti i cittadini che hanno voluto sottoscrivere questa petizione, questo appello affinché il Duomo diventasse monumento di pace. Riconoscimento giusto perché è il simbolo della pace nella nostra città e perché è anche aperto all'incontro tra culture e religioni diverse a garanzia di un equilibrio difficile oggi da mantenere. Un vincolo, quello della pace, che è la traccia portante che ha fatto sì che il Duomo di Cosenza diventi un simbolo di unione per tutti. Questo riconoscimento ci vincola non soltanto dal punto di vista materiale, meramente materiale, come può essere al solito il restauro, il mantenimento di quello che è il patrimonio storico, artistico, culturale, ma ci vincola soprattutto dal punto di vista morale, perché dovremo sforzarci di portare avanti questa cultura di apertura, di pace, di accoglienza. Quando noi parliamo di pace parliamo di un elemento fondamentale per lo sviluppo dei popoli e dei territori. Noi siamo all'interno del Mediterraneo che è un mare di scontri, un mare di mutamenti, ma anche un mare di pace. È un bel simbolo che parte dalla Calabria, che ha tanti problemi, ma che ha anche tante risorse e tante opportunità. Dobbiamo credere nei nostri tesori, dobbiamo credere nei nostri valori, dobbiamo costruire tutti insieme una Calabria finalmente unita, una Calabria finalmente per tutti, basata sulla cultura.